sicuramente è una parte importante della ricerca che porto avanti. I due concetti chiave dello spazio, per come sono arrivato a immaginarlo, a vederlo attraverso i miei studi, sono appunto due principali aspetti. L'uno è che lo spazio non è vuoto, e questa è una informazione che ci deriva dallo studio, dall'analisi della natura, della fisica, quindi a un livello profondo anche della struttura della realtà non esiste una cosa come il vuoto, o comunque quello che percepiamo come spazio non è un contenitore che in qualche modo ospita la nostra presenza, la nostra azione, ma è qualcosa che già di per sé è una struttura, un tessuto di interazioni. E proprio a proposito di questo tessuto, di questa struttura di interazioni, c'è il secondo aspetto dello spazio che mi affascina, mi sono trovato a studiare attraverso il mio lavoro, ovvero che emergono delle strutture semplicemente dal modo in cui la materia si dispone, si organizza nello spazio autonomamente. E sono quelle architetture auree che ricorrono in tutti gli oggetti che si formano naturalmente, per esempio i coralli, le ossa, i sistemi venosi, le diramazioni dei vegetali, e quindi il vuoto, per così dire, lo spazio in realtà ha delle caratteristiche che formano la realtà e che influenzano la struttura degli esseri viventi e il modo in cui interagiscono, ovviamente. Fattivamente nel mio lavoro, esplorando molto spesso la natura il più possibilmente incontaminata, per collezionare, raccogliere esemplari o semplicemente documentarli attraverso foto e poi rientrepretarli, rielaborarli, coinvolgerli in qualche modo nel mio lavoro, nella mia ricerca. Quindi si tratta di... cioè il mio rapporto con lo spazio è esplorativo fondamentalmente, e per quanto riguarda invece il processo, la parte effettivamente creativa del processo, cioè quella che non è il raccogliere una serie di elementi ma è il ricostruirli in qualcosa, invece tendo a costruire una sorta di nido, quindi a caratterizzare lo spazio, il covo in cui lavoro, con gli oggetti che raccolgo nelle esplorazioni, quindi c'è questo rapporto dinamico in questo sono combattuto fra il mondo esterno, e quindi questo proiettarmi al di fuori e il trasportare dentro delle cose, degli elementi in uno spazio circoscritto. Certo, ve lo posso mostrare anche, magari, così, perché siamo qui nel mio studio. Questa è una parete dove ho alcuni degli esemplari che raccolgo. Questi sono alcuni dei dipinti dello scorso anno. Su quella parete invece ci sono dei lavori scultorei. Diciamo che lo spazio varia anche a seconda delle esigenze. Per lo più il grosso che riesco a fare al chiuso avviene qui, fra queste strane mura inclinate. Diciamo che la mia consapevolezza si è maturata e precisata nel tempo, però sono sempre stato attratto da questo tipo di oggetti. Cioè, sono fin da piccolissimo, comunque studiavo gli insetti, raccoglievo esemplari di cose, le disegnavo. Gli oggetti che si formano, queste strutture che si vengono a formare naturalmente, mi hanno sempre affascinato.
E poi ovviamente quando ho coinvogliato questo nel mio lavoro è diventato via via più preciso. Mi sono iniziato a chiedere del perché effettivamente, del che cosa di questi oggetti fosse necessario nel mio lavoro, nella mia esplorazione della realtà. E quindi negli ultimi anni, in realtà, probabilmente anche a seguito del mio master a Londra, al Wimbledon College, che è stata un'esperienza molto formativa, soprattutto per i colleghi, ma anche i docenti. Probabilmente in quel frangente ho iniziato a precisare meglio la mia pratica professionale e quindi a portare meglio insieme il mio percorso pratico di sperimentazione e la base teorica e la ricerca teorica che c'era dietro. Quindi probabilmente quello è stato il punto di svolta. Però in generale è un processo che viene effettivamente dalla primissima infanzia e poi è arrivato a maturarsi nel corso del lavoro. Certo. Beh, nel corso dei miei studi, gli artisti che probabilmente hanno segnato di più la mia produzione, primo fra tutti Zigaina, Giuseppe Zigaina, un grandissimo pittore, incisore, disegnatore friulano, scomparso da poco, purtroppo. Lui sicuramente è stato nella storia dell'arte, della pittura, l'influenza più importante. Nel corso sempre degli studi in accademia, poi ho avuto la fortuna di lavorare con dei grandissimi professori, alcuni dei quali in realtà con alcuni dei quali sto ancora collaborando. Vincenzo Scolamiero, fra tutti, il suo lavoro, sicuramente la sua modalità di ricerca ha avuto un impatto importante. Ho anche avuto la fortuna di assistere il maestro Pizzicannella per all'incirca 2 anni nel suo lavoro di studio e anche quella è stata un'esperienza formativa. Sì, l'elemento centrale della mia ricerca, il suo nucleo profondo è proprio quelle strutture formali auree che emergono nell'organizzazione spontanea della materia. Quindi tutti quei pattern che, per esempio, i pattern di Turing che appunto studiano il modo, la morfogenesi, cioè il modo in cui le strutture formali, i pattern, vengono a crearsi dall'interazione di diverse sostanze chimiche, di diversi elementi. Quindi questo è probabilmente l'aspetto fondamentale che ricorre in tutte le strutture formali delle opere. Dal punto di vista del processo, sono aperto a diverse linee di sperimentazione. Mi piace muovermi su diversi piani, quindi la pittura, l'incisione, la scultura, sono insomma diversi percorsi paralleli che porto avanti, ma che interagiscono gli uni con gli altri. Soprattutto nella pittura, in realtà, ho sviluppato una serie di tecniche che ho inventato per trasferire delle texture che realizzo invece attraverso dei calchi tridimensionali. Quindi sono molto legato a un processo che mi permette di mantenere aperto il discorso, il linguaggio. Quindi il nucleo profondo formale rimane lo stesso, ma le vie di realizzazione cambiano, variano selvaggiamente le une dalle altre. Di solito l'ultima o le ultime che faccio, perché sono quando funzionano. Rappresentano l'apice del mio percorso di ricerca, cioè se lavoro bene, l'ultima cosa che ho fatto è la migliore, quella che devo puntare a perfezionare ulteriormente in futuro, quindi è fondamentale anche per ricominciare da lì, cioè come punto di partenza per continuare. Quindi l'ultimo lavoro che ho fatto, per esempio quel quadretto
che vi ho mostrato alla fine, oppure questo funghetto di lattice che ho fatto di recente. Questi sono due esempi di cose da cui non mi separerei adesso, perché ne ho bisogno per il lavoro futuro e perché sono quelle più importanti. Quindi diciamo che è un attaccamento con un termine, con una scadenza in base alla fase di ricerca. Sì, non è detto che che questa fase termini automaticamente. È possibile, alcune opere anche del mio passato continuano a essere rilevanti per un motivo o per l'altro, però non a livello delle ultime. Per lo più c'è una sorta di natura funzionale anche in questo mio attaccamento, cioè so che è importante separarsi dalle cose, mettere una distanza anche dal proprio lavoro quando è finito. Però il fatto che sia così recente in qualche modo significa che non è ancora del tutto finito, comunque non è passato quel periodo di stacco necessario. Essere molto frugale, essere pronto all'apocalisse imminente, che insomma caratterizza un po' il nostro stato di esseri umani al momento, ma in quanto artisti siamo, se possibile, ancora più precari dell'essere umano medio. In più, come artisti italiani e nel mio caso romano, questa precarietà è ancora più lampante, cioè l'idea del disastro imminente. D'altro canto, però, quando invece i disastri effettivamente arrivano, in qualche modo sei più preparato degli altri ad affrontarli, perché ti sei preparato per tutta la vita, cioè ti sei abituato tutta la vita a fare fronte a delle situazioni complesse. Ciò detto, insomma, a parte il luogo comune, che le difficoltà aiutano il carattere, costruiscono il carattere, oggettivamente la vita per un artista per un artista emergente, un giovane artista che non abbia alle spalle una fortuna di famiglia che lo sostenga in questi sforzi, è al limite dell'impossibilità. Io per fortuna, insomma, sono riuscito ad andare avanti e a portare avanti la mia ricerca senza grosse difficoltà, sono stato relativamente fortunato, ma insomma non nego che probabilmente la mia carriera ha risentito delle difficoltà che ha un artista dai 20 anni ai 30 ad accedere al circuito, a qualsiasi circuito in realtà commerciale. E questo in parte è una conseguenza degli istituti di formazione, che seppure sono ottimi in le accademie italiane, comunque sono ancora all'apice dell'insegnamento mondiale nel settore. Però per quanto riguarda invece l'aspetto della formazione professionale, cioè del raffinamento del profilo professionale e quindi del creare anche un sistema di contatto fra le accademie e il mondo esterno, questo purtroppo manca. Di recente, anche con le nuove direzioni dell'Accademia, si sta facendo qualcosa per migliorare da quel punto di vista, ma ci sarebbe ancora molto da fare e si potrebbe fare molto. Il mondo delle gallerie, con poche eccezioni, è abbastanza impermeabile, perché comunque a differenza di altre città europee, o comunque io parlo principalmente di Roma, visto che qui è la mia esperienza, è difficile per un artista effettivamente entrare in contatto efficacemente con quel tipo di dimensioni, quando invece altrove c'è più facilità che questo avvenga, perché soprattutto grazie ai sistemi di reclutamento, di visibilità che le scuole, che i college, per esempio inglesi, ma anche francesi, tedeschi, spagnoli, offrono. Uno spunto positivo, sempre legato a quel discorso della resilienza dell'artista, che proprio perché è abituato a vivere in una serie di restrizioni severe,
deve sviluppare, deve adattarsi e quindi sviluppare una serie di strumenti che lo aiutano. Quindi la chiave dell'artista è quando non riesci di fare questo lavoro adesso e quando non riesci in qualche modo a interagire con il circuito principale, trovare delle strade satellitari per continuare a lavorare e comunque trovare un modo per fare il proprio lavoro, per esempio le residenze d'artista. Io ho fatto una bellissima residenza a Tallinn, Copperleg, si chiama Copperleg Residency, ma insomma ce ne sono migliaia letteralmente ogni anno che vengono fatte in tutto il mondo. Quelle sono un sistema per muoversi, viaggiare, portare avanti il lavoro e conoscere diverse dimensioni. Anche collaborazioni interdisciplinari in ambiti scientifici o teatrali o letterari possono essere un modo per lavorare, espandere il proprio lavoro, espandere il campo della propria ricerca anche senza dover necessariamente interagire con il sistema commerciale dell'arte commerciale. Nella speranza poi comunque prima o poi di accedervi. Il mio rapporto con il collezionismo è di gratitudine fondamentalmente, cioè comunque l'unico modo oggettivo per vedere riconosciuto il valore dell'opera, perché di tutti i modi in cui l'arte ci restituisce delle cose, ci dà, aggiunge qualcosa alla realtà, purtroppo l'unico modo che siamo riusciti a quantificare in qualche modo il valore di qualcosa è il denaro. E siccome avere del denaro ci permette in qualche modo di continuare a fare questo lavoro, l'operazione il ruolo del collezionista non solo è di fatto quello che dà carburante all'estetica e quindi è una parte fondamentale della creazione e della produzione di un mercato che genera miliardi e miliardi delle entrate dei prodotti lordi di tutte le nazioni del mondo e quindi è in realtà una delle strutture fondamentali su cui si basa l'economia stessa, dal più piccolo insieme di riferimento ai più larghi sistemi mondiali, perché in realtà insomma appunto l'arte è una parte fondamentale e oltre a ovviamente al valore economico e quindi questa oggettività che viene conferita all'oggetto, all'opera, il fatto che questa operazione avvenga è qualcosa che conferisce un valore al sistema stesso. Sapere che non è soltanto un'operazione puramente finanziaria e non è soltanto una speculazione, ma l'idea che qualcuno ancora desidera un oggetto al punto da volerlo comprare, da volerlo collezionare, e voler finanziare la sua produzione, la produzione di altri oggetti. È qualcosa che in un mondo crescentemente instabile, appunto come dicevo prima, crescentemente precario, dà un segnale positivo, dà un segnale incoraggiante e gratificante. Ma sicuramente qualcosa può essere appreso in questo dalle dinamiche del commercio online, per esempio. Insomma, si fa un gran parlare della crypto art, degli Ethereum e di questo insomma processo parallelo di compravendita diretta con criptovalute. Perché quel modello funziona? Proprio perché fa tutte quelle cose che il sistema delle gallerie tradizionali non fa, cioè è immediatamente accessibile, è immediatamente visibile il costo e l'acquisto è anch'esso immediato. Ovviamente in quel caso è soltanto un processo
speculativo o comunque puramente meccanico, quasi automatico. Poi magari c'è anche la persona che va lì e si compra il quadro specifico, però fondamentalmente è come se fosse, si commercia in criptoarte come si commercia in criptovalute, quindi un'opera che, ha un, che vale un tot valuta corrisponde a un'operazione finanziaria speculativa qualsiasi. Però che cosa può essere estrapolato da questo modello è l'accessibilità, cioè il fatto che la galleria non sia qualcosa che rimane chiusa nelle sue mura, che incutono timore e in qualche modo mettono già una distanza fra il pubblico, specialmente il pubblico più giovane, e l'opera. E probabilmente c'è un modo appunto per apprendere da questo, da un tipo di strategia divulgativa prestata da questo tipo di dinamiche di social network, di network sociali di varia natura, si potrebbe sicuramente arrivare a, se non altro, portare un pubblico, interagire stabilmente con un pubblico più vasto e più facilmente, soprattutto in periodi di restrizioni fisiche come questa, avere una presenza online maggiore e una capacità maggiore di coinvolgere e interagire con il proprio pubblico online è fondamentale. No, in realtà proprio per questo, ovvero proprio perché c'è questa possibilità di accedere direttamente a qualsiasi mole di informazioni, a qualsiasi oggetto online, al tempo stesso invece per chi produce, per chi crea informazioni, per chi crea immagini, per chi crea opere, è difficilissimo diventare visibile perché deve passare attraverso una mole di altre informazioni immense. Quindi il ruolo della galleria a questo punto diventa fondamentale perché in qualche modo ritorna a quello che era il suo ruolo originale, ovvero quello in qualche modo di incarnare il gusto estetico, per così dire, della società, che in qualche modo sceglieva, selezionava le opere che venivano, che arrivavano al pubblico. E anche se non deve essere necessariamente una forma di selezione così, così forte, insomma, che potrebbe essere quasi paragonata comunque a un processo di a una sorta di oligarchia accademica che scelga quale sia l'arte che merita di essere veicolata o meno, però di fatto quello è il ruolo della galleria, ovvero proporre al collezionista, al compratore, qualcosa che ha un valore riconosciuto dalla comunità artistica contemporanea. E quindi in un mondo in cui ci sono tutta una serie di possibilità di acquisto diretto, di accesso diretto ad ogni forma di contenuto possibile, avere invece un'istituzione che dia delle coordinate, che in qualche modo effettivamente aiuti il collezionista a orientarsi nella direzione di qualcosa che ha un valore oggettivamente riconosciuto da una società, diventa fondamentale, perché non è più un'operazione speculativa, prendo quello che ha più valore e lo rivendo, cioè quello che so già che ha un valore in aumento e quindi lo compro e vendo soltanto quello, perché a quel punto la criptoarte lo fa meglio, cioè qualunque processo puramente speculativo prima o poi verrà completamente automatizzato. Ma anche in ambito puramente speculativo, in un ambito, cioè se volessimo fare gli avvocati del diavolo, in realtà avere qualcuno che ti guida nell'acquistare un'opera che ha un valore oggettivamente riconosciuto è finanziariamente più vantaggioso, cioè meno rischioso che andare nel dark web e comprare con la criptovaluta l'opera che potrebbe aumentare, ma potrebbe essere un fallimento.
Sì, io conosco a Roma Castro, che è un Castro Project, è un sistema di studi dislocati in varie località, per lo più a Trastevere, che ogni anno offre diverse possibilità di lavoro a Roma. In realtà uno dei problemi di Roma è proprio che non ci sono moltissime dimensioni, cioè ci sono dei piccoli gruppi che però tendono a lavorare in modo molto separato e negli ultimi anni hanno iniziato a dialogare fra loro, però diciamo che non c'è sicuramente nessun percorso istituzionale, nessun percorso guidato che in qualche modo aiuti a riunire la comunità artistica intorno a qualcosa. Ci sono dei poli, ci sono dei nuclei, ma sono un po' insulari. Sì, in questo momento sto collaborando con una compagnia di miei amici registi in teatro. La compagnia si chiama Dom, di Valerio Sirna e Leonardo De Logu. Sto realizzando la scena per un loro spettacolo che dovrebbe debuttare a giugno al Teatro India di Roma. Quindi questo è il progetto principale su cui mi sto concentrandomi, mi sta assorbendo molto, molto tempo, ma è una bella esperienza perché sto lavorando lì in teatro ed è un'opera significativa. In due parti, si intitola Aftermath, per la traduzione più vicina, le conseguenze. Il mio ciclo di opere precedenti era gli elementi del disastro. Questa Aftermath sarebbe le conseguenze, quindi insomma è più orientato a una palingenesi, a una rinascita dopo il disastro, sulle ceneri del disastro. Inoltre ho in programma una collaborazione con Cartavetra di Firenze. E sto preparando un progetto e sono molto felice, sono onorato che mi abbiano scelto per questa collaborazione. Non è ancora in calendario perché ovviamente in questo periodo non è possibile calendarizzare nulla per prima di 5 minuti dalla scadenza effettiva, però se tutto va bene in autunno dovrebbe esserci una mostra.